nelle puntate precedenti. Autostrada! Abbiamo ripreso la marcia, mancano 55 minuti. Siamo arrivati a Fassano! Eccoci, siamo in fila. Giovanni, come ti senti? Sei pronto per questa esperienza? Sì, sì. Adesso stiamo per entrare nella gabbia dove sono gli leoni. Siamo tornati dai lemuri, che sono troppo carini, sono belli. La giornata allo zoo è finita, ci siamo divertiti molto, è stato bello vedere gli animali così ravvicinati, abbiamo fatto belle foto ed ecco il nostro amico Lemu. Ti sei sentito la mia maglietta? Si chiama Lemu da Lemure. Io mi sto subito la maglia di Giovanni. Ora andiamo in hotel, ci laviamo, ci vestiamo, poi vi facciamo vedere la vista fantastica che si vede dalla terrazza dell'hotel, davvero wow. Abbiamo percorso questo lungo corridoio, adesso stiamo per entrare in stanza. Vediamo, vediamo. Non male. Potevano prendere una trapuntina più carina, ma non è male. Vediamo il bagno. La cosa che più mi interessa è il bagno. Ops. Allora, beh, non capisco bene cos'è questo divisorio, però ci sta. E questa è la doccia. Onesta. Non è male. Vediamo la vista chiusa dalla finestra. Vista mare. Ragazzi, perdonate l'assenza, ma entrati in camera, ci siamo buttati sul letto e siamo stati penso un'ora sul letto morti. Poi ci siamo lavati, preparati e dato che abbiamo la cena alle 9, stiamo andando a fare un giro Ostuni. Come sarà Ostuni, Giovanni, secondo te? Presto, andiamo a fare un aperitivo, tac. Nape a Ostuni, vediamo come fanno gli ape a Ostuni, un giretto. Dicono che sia carina, insomma, le case bianche, il mare, vedremo, vi porteremo con noi. Ragazzi, eccoci a Ostuni, come vedere, molto carina per il momento, adesso stiamo salendo in centro e dobbiamo affrontare un'altra salita come oggi, come sempre. Siamo giunti a un piccolo belvedere. Infatti, come potete vedere, è proprio un bel vedere. Vedete anche il mare. Sì. In lontananza possiamo intravedere. Penso che sia una chiesa. E ora ci incamminiamo verso la punta superiore e arriveremo lì. Forse, sempre se ce la facciamo, vero Arianna? Stiamo tornando, abbiamo visitato Ostuni, è stata molto bella, molto caratteristica, non è grandissima, abbastanza piccola, però cioè, se uno si trova a passare una visita non fa male. È abbastanza impegnativo un po' il percorso. Ma non è vero! È salito. Ma che ci vuole? Non ci vuole niente, non è impegnativo. È che sì. Giovanni è sfaticato e non fa niente nella vita. Ah, io non faccio niente. Non è che non fa niente. Che sta su dalla mattina alla sera. No. Va bene. Non fa niente di attivo. No, non è vero. Vabbè, però nel senso che subito pensa che è impegnativo. Invece non lo è. Punto. Ora torniamo in hotel, ci cambiamo e andiamo a Cuena. A Cuena. Adesso siamo tornati, siamo rilassati e... E non ci siamo cambiati, che Arianna mi dice ci siamo cambiati. Ma non lo so perché l'ho detto. Esatto. E stiamo andando a mangiare, non vedo l'ora, ho famissima. Giovanni. Ragazzi, noi abbiamo cenato e siamo tornati in camera e Giovanni è crollato.
come un bambino con un sasso. Quindi direi che vi diamo la buonanotte e ci vediamo domani. Buongiorno! Ci siamo svegliati stamattina più stanchi che mai, considerando tutti i bambini presenti in questo hotel che facevano casino dalla mattina alla sera. Però abbiamo dormito abbastanza. Confermi, Giovanni? Confermo. Ci stiamo preparando per andare a fare colazione. Io personalmente ho davvero tanta fame, quindi... E Arianna? No, non lo dire. È troppo carino, guardate com'è bello. Lemo, guardate com'è bello Lemo. E niente, da me, Lemo e Giovanni è tutto. Vi faremo vedere con cosa faremo colazione, perché è importante, sempre se non la mangio prima tutta. E poi ci vediamo. Ragazzi, ovviamente mi sono dimenticata di farvi vedere cosa abbiamo mangiato. Allora, a dire il vero, stiamo ancora aspettando un caffè e io il latte. E qui c'erano tre cornetti, una crostata alla marmellata e poi quello che vedete in terra non è stata a metà. Abbiamo fatto colazione, siamo in camera, finiamo di preparare le valigie e partiamo per Alberobello. Pronti per la partenza? Ci siamo. È stato breve ma intenso. Ok, Giovanni, ok. Quasi mi dimenticavo di farvi vedere questa terrazza fantastica di questo hotel, con questa vista spettacolare. È qualcosa di stupendo, veramente, è bellissimo. Questo hotel ha fatto davvero una scelta azzeccatissima, complimenti. Eccoci ad Alberobello. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, siamo ad Alberobello. Ragazzi, qui è tutto spettacolare. Abbiamo fatto il viale dei trulli, è stato molto bello, i trulli sono molto caratteristici. Certo, alla fine è solo un viale, vi consiglio di fare le viuzze interne, sono anche molto carine, quindi non limitatevi a seguire la massa, andate nelle viuzze. Alla fine se siete di passaggio potete tranquillamente farlo in 2 ore e poi andare e proseguire per la vostra strada. Adesso però stiamo decidendo se andare a mangiare al locale dove è venuto pure Alessandro Borghese, che ha fatto una puntata, mi pare, di 4 ristoranti, se non mi sbaglio si chiama il Trullo d'Oro, oppure se adattarci a questi altri ristoranti. Questi che stanno qui. Stiamo valutando un po' di recensioni. Credo che poi mangeremo e andremo a Polignano. Ecco, il piatto di Giovanni è bellissimo, veramente ti invidio. Vabbè, assaggio. Calamaro ripieno e polpettine e gaspaccio. Giovanni non sapeva cosa fosse il gaspaccio e addirittura l'ho anche pronunciato male. Bravo, complimenti. Perché tu sapevi che cos'era? Certo, è una salsa spagnola, credo. Siamo pieni, siamo stanchi, abbiamo sonno dopo tutto questo mangiare e adesso affronteremo la scalinata, ci dirigiamo alla macchina e ci avviamo verso il Polignano. E le orecchiette sono top. Sì, sono state molto buone. Eccoci a Polignano. Siamo sulla strada, come potete vedere. Fa caldissimo, ragazzi. Si schiatta e non abbiamo direttamente non mare. Abbiamo i costumi per andare al mare, però siamo stati fortunati, tra virgolette, perché tira parecchio vento, quindi non è proprio l'ideale per uscire dall'acqua pieni di acqua. Ragazzi, Giovanni ha uno sfogo da fare. No, sono arrabbiatissimo. Se automobilista di quella macchina di... Stai guardando questo di video. Beep, Fiat, color perla... Lasciamo stare, guarda. Se io ho le 4 frecce accese con la retromarcia inserita, significa che sto aspettando che la persona che era in quel parcheggio uscisse per parcheggiare. Non è che tu arrivi bello fresco e ti metti. Ma sei un coglione. Giovanni, va bene, comunque si intravede già il mare. Eccoci qui, che bello, davvero bello vedere la scogliera. Giovanni, che ne pensi? È bellissimo. Polignano è davvero bello, davvero bello.
siamo giunti qui. Siamo giunti, già lo sta, ce dopo, lo sanno, dopo un sacco di scale. Lo so che adesso si fanno loro, lo sanno e gli lo sanno. Anche noi lo sappiamo. Spettacolo. Stiamo tornando. Polignano è stata davvero molto bella, molto carina e caratteristica. Anche all'interno è molto carina, ci sono un po' di viuzze belle. Giovanni dovrà affrontare questo lungo viaggio. Io mi addormenterò. Grazie per essere stati con noi. Speriamo che il video vi sia piaciuto, che il vlog vi sia piaciuto, i posti anche. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, anche perché tutte le visualizzazioni che avvengono sul nostro canale sono fatte solo dal 10% degli iscritti, quindi il 90% di voi che guarda i nostri video non è iscritto, quindi iscrivetevi. Noi vi guardiamo, lasciate un commento, un bel mi piace e seguiteci.